La situazione attuale e la prossimità delle festività rappresentano un mix straordinario per le incomprensioni. Quindi volevo riflettere un po' sull'incomprensione e su quanto tutti noi desideriamo essere compresi. Eppure, c'è incomprensione tra posizioni ideologiche diverse, posizioni strategiche diverse sul cosa fare di fronte a un'emergenza. C'è incomprensione coniugale, incomprensione generazionale tra i figli e i genitori. Incomprensione amicale, incomprensione tra fratelli. Insomma, sembra che l'incomprensione sia molto più pandemica di qualsiasi virus. E che cosa facciamo noi nei confronti dell'incomprensione? Prima di tutto la percepiamo come una sorta di mancanza che ci fa sentire in colpa. Colpa. E come reagiamo di fronte alla colpa? Ma tendiamo o a proiettarla fuori, quindi tu non mi capisci, tu sei così, tu hai fatto questo, tu hai fatto quello. Questo è il nostro sport preferito. Oppure se magari siamo depressivi, anziché paranoici, proiettivi. Ecco, vedi, non sono capace, sono sempre il solito, nessuno mi capisce, facciamo le vittime, no? Due modalità proiettive di giudizio per coprire la nostra colpa e quindi per restare nell'incomprensione. Oppure combattiamo per le nostre idee, cerchiamo di farci comprendere e di avere ragione. Lo sport di avere ragione e di dimostrare che l'altro ha torto. Oppure ancora, razionalizzazione. Spieghiamo e giustifichiamo i nostri motivi cercando di farci comprendere. Insomma, ma che cosa succede? Succede che è l'incomprensione che ci guida, il sentirsi incompresi che ci guida. E finché sarà sentirsi incompresi che ci guida non ne avremo mai da nessuna parte. Perché l'unica persona che può comprenderci siamo noi. Solo noi stessi possiamo sapere se stiamo agendo in un'ottica, diciamo così, di grande bene, in un'ottica che segue il proprio sé e la giustizia, o in un'ottica che invece la disonora. Solo noi possiamo sapere se siamo guidati dall'interno, da una sana spinta dell'anima, o se siamo guidati da bisogni, da paure. Solo noi possiamo sapere chi è dentro di noi che sta agendo. Quindi, invece di cercare il consenso, o invece di deprimerci o di arrabbiarci, di giudicare di fronte all'incomprensione. Dovremmo accorgerci che l'incomprensione è il limite. Quando noi arriviamo su un limite nostro di capacità di esprimerci, un limite dell'altro di incapacità di arrivare dove noi siamo, ecco che si scatena l'incomprensione. Ma che senso ha mettere in atto tutte quelle strategie di cui prima? Io dovrei prima di tutto, usiamo due termini che sono cari, che magari ho usato già tante altre volte. Consapevolezza e compassione. Compassione per l'altro e compassione per noi stessi. La compassione per chi non ci capisce o magari ci, tra virgolette, offende, giudica, attacca. E comprensione per la nostra incapacità di farci comprendere o per quella. Per chi dentro di noi non si sente compreso,
compassione senza giudizio. Ti accolgo, ti amo così come sei. Ti riconosco e ti accetto per quello che sei. Me e l'altro. Consapevolezza. Osservarsi, osservare. Solo io posso vedere, dicevamo, quello che sto facendo. Non credere in quello che qualcun altro ti dice, non seguirlo. Nessuno può sapere più meglio di te. Certo, puoi sbagliare, ma anche l'altro può sbagliare, no? E quindi? È vero che da fuori a volte si vedono meglio delle cose, ma nessuno potrà vedere nel profondo della tua anima. Potrai fare una cosa, accogli quello che arriva. Se stai in quella compassione di cui dicevamo prima, per l'altro e per te stesso, accogli amorevolmente quello che l'altro ti dice, ma non lo metti subito lì. Ho ragione io, ho ragione lui. Sbaglio io, sbaglia lui. Ancora una volta col parametro di devo comprendere o essere compreso. Rinuncia, tollera la non comprensione. Arriva, fai arrivare quelle parole nel vuoto, là nella profondità dove dimori, si spera, in pace e in silenzio, e ascolta e guarda. La consapevolezza nasce dall'accettazione e dall'osservazione di se stessi. Non solo di se stessi, ma osservarti, osservare, osservare i tuoi pensieri, le tue emozioni, stai lì, osserva la vera natura dell'incomprensione e ti accorgerai che ti fa male solo quello che tu non riesci a vedere di te stessa e di te stesso, che non riesci ad accettare di te stessa e di te stessa. Osservazione e compassione, le due medicine, a mio avviso, per l'incomprensione di questi tempi. Ce n'è di bisogno, si direbbe, no?